E ciao a tutti ragazzi, buongiorno e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andremo a vedere come realizzare un orto rialzato. Classico cassettone chiamato da tutti, ma io ve lo voglio chiamare orto rialzato. Allora, praticamente si chiama orto rialzato un appezzamento di terreno rialzato dal terreno. Un'altra idea che potete realizzare ovviamente è creare un'aiuola con la tecnica dell'orto rialzato, praticamente con la tecnica del cassettone, che è principalmente la stessa cosa, ovviamente basta andarlo poi a rifinire, magari a dargli un po' di impregnante o qualcosa comunque per renderlo un pochino più carino. Allora ragazzi, l'orto rialzato si può utilizzare ovviamente anche dove il terreno non è molto buono, quindi magari abbiamo dei ristagni d'acqua o un terreno troppo argilloso che non ci faccia comunque coltivare i nostri ortaggi o i nostri frutteti come vogliamo, possiamo utilizzare un orto rialzato per far sì di andare a creare un terreno omogeneo in tutto il cassettone come vogliamo noi. Gli orti rialzati si possono realizzare in diverse forme, con il legno, con il cemento, con i blocchi di calcestruzzo, eccetera, eccetera. Io in questo caso, dato che avevo delle assi di legno a casa e dato che comunque è la soluzione, diciamo, quasi a costo zero, perché potete rimediare le travi e le assi, diciamo, in qualsiasi brico senza fare magari una lavorazione di muratura, e quindi è molto più semplice da realizzare. Ricordo anche che l'orto rialzato è molto consigliato anche per persone magari disabili o con problemi comunque a muoversi, perché potete ovviamente, io ora lo farò nel terreno, diciamo, steso a altezza praticamente uomo, però lo potete ovviamente fare con delle travi e con degli stelli dalle parti per rialzare dal terreno. Andiamo subito a vedere come realizzarlo. Allora ragazzi, come vedete sotto di me ho delle travi di legno, alcune più grandi ovviamente per fare la parte esterna e altre tagliate a 45 gradi. Allora, queste tagliate a 45 gradi serviranno per fare una piccola cornice. Io l'ho voluto fare così, diciamo, per farla un pochino più carina, perché ovviamente se no fare un orto rialzato normale erano capaci un po' tutti, penso. Poi dei travetti che serviranno per andarlo ad fissare nel terreno e degli altri pezzetti di legno che serviranno per fissare bene la cornice. Ma andiamo subito a vedere come realizzarlo nel minor tempo possibile e facendo un bel lavoro.
ragazzi, abbiamo visto come realizzare l'orto rialzato molto facilmente. Ora sto andando a coprirlo con un po' di terra normale e poi sopra andrò a mettere un po' di terriccio universale, diciamo. E dopo vedremo piano piano negli altri video magari come realizzare una serra dal cassettone, questo qua, oppure come realizzare degli orti comunque sia tutti ben squadrati per andare a coltivare da una parte magari insalata, da una parte pomodori, da una parte prezzemolo, da una parte la rucola, comunque che sia tutta messa per bene e regolata da dei pezzetti listelli di legno. Allora, ok ragazzi, con il video è tutto, vi ricordo che ci vediamo tutti i sabati sul canale, cliccate un bel mi piace se vi piace il progetto, commentatemi se volete che ne faccia di altri tipi, magari diversi, di un'altra forma, eccetera eccetera. Questo qua è 2 metri per 1 metro, ovviamente le assi le trovate recuperate, ma sono quelle insomma che si usano per l'edilizia, le assi sopra le ho recuperate da un bancale, quindi tutto materiale riciclato. Vi saluto ragazzi, alla prossima, un abbraccio.